solo in Cristo la tua vita acquista senso, perché tu sei il senso dell'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo. Tutta la sua vita ha avuto come senso la tua salvezza. Mosso da un amore infinito, non ha risparmiato nulla di se stesso e ha offerto sino all'ultima goccia di sangue perché ogni tuo peccato fosse cancellato, perché tu fossi liberato dal non senso nel quale ti schiaccia l'egoismo, figlio della superbia, perché quello che distrugge la nostra vita e le toglie il senso autentico è l'inganno del demonio, per cui tu devi diventare come Dio. Tutti devono servire te, tutto deve andare come tu vuoi, devi avere tutto sotto controllo, e quando ciò non accade la tua vita esplode come una bomba atomica. Oggi celebriamo la festa della presentazione al Tempio di nostro Signore Gesù Cristo, presentato, cioè offerto per te. E nella sua presentazione c'è anche la tua presentazione, perché se accogli il suo sacrificio, cioè se lasci che il suo amore raggiunga l'abisso del tuo cuore, dove è deposta la menzogna che ti fa vivere contro natura cercando di offrire tutto a te stesso, sarai liberato, colmo dell'amore riversato in te, potrai vivere in Cristo la tua presentazione, la tua offerta a tutti quelli che sono accanto a te. Per questo la storia sarà per te una magnifica avventura nella quale ogni circostanza, anche quelle avverse, anche quelle più dure, ogni relazione, anche quelle più complicate, diventeranno per te il tempio dove offrirti. Simeone, alla vista di Cristo, ha detto: ecco, la mia vita è compiuta, posso andare, ho visto la salvezza che attendevo e che speravo con tutto il cuore. Così tu, al vedere Cristo e nello sperimentare il suo amore, provi il compimento della tua vita, così anche tu offrirai a tutti la possibilità di conoscere il compimento della propria vita, perché al vedere te, al vedere ogni cristiano nel quale vivo Cristo, le persone che non lo conoscono possano ripetere le stesse parole di Simeone: era questo l'amore che aspettavo, era Gesù Cristo che il mio cuore desiderava.